in arrivo una brutta gatta da pelare per Maria De Filippi e suo Uomini e Donne, ecco cosa sta per accadere nella stagione TV in arrivo. Pensare che il pomeriggio di Canale 5 possa prescindere da un format come Uomini e Donne, che riesce a raggiungere picchi del 25-30% nonostante in quei momenti tanti siano lontani da casa, è praticamente impossibile. La trasmissione condotta da Maria De Filippi è in onda ormai da più di 20 anni e cattura l'interesse di un pubblico di tutte le età, pronto a emozionarsi con le vicende dei protagonisti, che arrivano in studio con la speranza di trovare un amore che può cambiare loro la vita. Ed è quello che effettivamente è accaduto a tantissime persone, che oggi sono riuscite a costruirsi una famiglia, compreso chi non credeva più nei sentimenti, magari a causa di una delusione passata. Nella stagione in arrivo, però, Queen Mary dovrà affrontare un problema inaspettato, che potrebbe mettere a rischio il successo del suo programma. Un nuovo rivale per Maria De Filippi e Uomini e Donne. Negli ultimi anni Uomini e Donne si è trovato a gestire la concorrenza di trasmissioni come Oggi è un altro giorno e La volta buona. Caterina Balivo sta per tornare con il suo talk, ma non sono mai riuscite a toccare in termini di ascolti le punte raggiunte dal dating show di Maria De Filippi. Ora la situazione sembra essere però destinata a cambiare, in un modo inaspettato anche per la stessa conduttrice. A partire dal 9 novembre, infatti, Rai 1 proporrà qualcosa di inedito per l'emittente, dal titolo Le stagioni dell'amore, condotto da una collega che è anche un'amica per la stella di Mediaset, Mara Venier. Si tratta di una sorta di esperimento sociale, che avrà per protagonisti over 60, che incontreranno coetanei attraverso una sorta di avatar più giovani, così da capire come siano cambiati nel corso degli anni. Le esperienze di vita, più o meno negative, infatti, spesso contribuiscono a cambiare il nostro approccio nei confronti dei sentimenti ed è proprio quello che si cercherà di indagare con questo format. L'idea di dare spazio a non giovanissimi ha fatto pensare al desiderio dell'emittente di Stato di provare a contrastare il biscione con qualcosa di non così diverso dallo show pomeridiano, il trono over e quello che ha maggiore successo. Non a caso, secondo quanto riporta Nuovo TV, anche la vedova di Maurizio Costanzo sarebbe rimasta spiazzata, anche se pensa di non dover assistere a qualcosa di così uguale al suo Uomini e Donne. Ed effettivamente, da quanto trapela, qualche differenza sembra esserci. Il corteggiamento innanzitutto avverrà in modalità virtuale, chi deciderà di partecipare sarà rappresentato fisicamente da degli avatar giovani che, guidati dai loro comandi, saranno i veri protagonisti della conoscenza. I telespettatori capiranno qualcosa di più dalla loro anima, sarà solo in base a questa che sarà fatta una vera e propria scelta. I due programmi non andranno comunque in onda in contemporanea, quello Rai sarà visibile solo il sabato, mentre Uomini e Donne sarà sempre con cadenza quotidiana, a eccezione del weekend. Anzi, secondo alcune indiscrezioni diffuse dal settimanale, a Gemma Galgani, star di Canale 5, potrebbe essere offerto un ruolo speciale, anche se c'è chi è convinto che difficilmente la dama possa essere disposta a lasciare il suo posto fisso nel parterre.